cattivo. E poi ci sta una grossa parte del pianeta che invece deve crescere, ha bisogno del vecchio welfare, quello che noi abbiamo già, quello che ci consente di vivere a lungo. Medicinali a basso costo, diagnostiche portatili, informatizzazione, trasferimento di tecnologie, allungamento della vita. E poi c'è una generale questione che tutto il pianeta è sovrappopolato, il numero di abitanti aumenta ed è evidente che c'è un problema di sostenibilità di un ecosistema che è quello del pianeta progettato per 3 miliardi di persone e dell'essere umano che è biologicamente un parassita perché consuma energia senza produrre nulla. E questa sostenibilità è un problema che esula dall'essere umano, un problema di tecnologie sostenibili.